Cosa molto importante, feedback molto importante, Piera, abbiamo fatto il lavoro sul bisogno di quando sentiamo il bisogno di stare bene, non il bisogno di fare bene, il bisogno di essere perfetti, il bisogno di essere ammirati, il bisogno di concludere tutto, il bisogno di sbrigarsi, il bisogno di correre, il bisogno di essere qualcuno, ma solo il bisogno di stare bene. Arianna ha condiviso un sacco di bei momenti, poi Piera ha detto, io mi sono accorto che tutti i momenti, che poi coincidono anche con quelli che ha detto Arianna e credo con tutti quelli che troverete voi, tutti i momenti in cui sento questo bisogno di stare bene sono momenti in cui faccio cose che già so fare, che non sono nuove per me. Questo è importante vederlo perché ci sono due fondamentali aspetti da considerare. Il primo è che è fisiologico, noi funzioniamo così, tutto ciò che conosciamo attiva il nostro sistema nervoso parasimpatico, che è il sistema, chiamiamolo così per semplificare, del rilassamento. Cioè stai tranquillo, tutto il tuo corpo si rilassa, tu puoi dedicarti a questo, puoi, non stai in allerta. Tutto ciò che è nuovo deve, ed è naturale e giusto, che attivi il sistema invece nervoso autonomo vuol dire che non dipende da noi, simpatico, che è il sistema dell'allerta. Perché se qualcosa è nuovo può rappresentare un pericolo. È ovvio che noi dentro casa nostra, lo dico sempre, ci muoviamo al buio tranquillamente. In una città sconosciuta, in una strada sconosciuta, al buio non ci muoviamo tranquillamente. Perché dentro casa nostra sappiamo, conosco, so, sto tranquillo. Non conosco, rischio, vado in allerta. Funzioniamo così, ditemi se è chiaro questo. Ok. Il problema però è che, come tutti i nostri meccanismi di difesa, quando si attiva in modo non corrispondente al reale pericolo della situazione, invece di remare a nostro favore rema contro di noi. Cioè noi abbiamo un sistema d'allarme che è perfetto, però se si attiva quando siamo in pericolo ci protegge. Voi immaginate un sistema d'allarme di una macchina che si attiva però mentre voi state camminando, passeggiando, e questo suona, non fa il suo dovere, perché è giusto che ci sia, ma è giusto che si attivi se la macchina viene scossa, non se la macchina sta camminando e passeggiando, cioè voi state passeggiando, la macchina sta camminando, vabbè, insomma, passeggiate e camminate con la macchina. Che succede? Che il nostro sistema di allerta valuta come novità, come possibile pericolo, anche l'essere giudicato dal tuo compagno con cui stai giocando così. E quello non è un pericolo reale, è un'iperallerta immaginaria. Oddio se sbaglio a dare la mano. Da bambini vi siete mai preoccupati a chi sbagliava questo gioco? Potevate giocare per ore. Sbagliavi tu, sbagliava lui. Addirittura sapete qual è una delle scene più belle da vedere? Io mi commuovo, non lo dico per dire, mi commuovo quando vedo quei bambini che in un gioco così, oppure a giro tondo, a buttarsi a terra, chiunque dei due cade, sbaglia, ridono tutti e due come i pazzi. Non so se avete presente, io ce l'ho chiaro, quando sbaglia e ridono, cioè è come se si annulla chi ha sbagliato, perché non gliene frega niente. Per loro il fatto che le mani fanno così è il motivo per ridere, non stanno là come gli adulti, no, era la tua, è andata mezzo millimetro, guarda che hai sbagliato più tu, perché che dobbiamo preoccuparci di chi ha sbagliato. In loro non c'è nemmeno il concetto di sbagliare, perché loro stanno giocando per divertirsi, non c'è competizione. Quando giocano e quando vogliono essere competitivi, sanno essere competitivi. Però in quel momento, se vogliono ridere, ridono. Ok, quindi da un lato è normale che le cose nuove ci intimoriscono, dall'altro bisogna saper bypassare questa paura chiedendosi che me frega, questa è la domanda tecnica da farsi. Cioè io l'ho risolta così, quando ora canticchio per strada, dico oddio se le persone mi sentono canticchiare, ma che me frega, cioè che mi può succedere? Al massimo qualcuno che penserà, ma questo canticchia per strada,
che cambia nella mia vita? E quindi disattivo così concretamente, piano piano, questa paura del giudizio. Perché la paura del giudizio sostanzialmente, concretamente, non esiste. È un'illusione mentale. E due cose. Il giudizio degli altri è una certezza, perché come noi giudichiamo, gli altri giudicano. Quindi se uno canticchia per strada si beccherà quello che giudica, guarda quanto è simpatico, che è sempre un giudizio, è positivo, ci piace di più, ma è l'espressione della propria opinione. Mi seguite fin qua? A noi piace, quando guarda quello simpatico sorridiamo, l'altro vi dirà questo è scemo proprio, ci piace meno e non sorridiamo. Però sono espressioni di opinione e ognuno guardando qualcosa, un'opinione se la fa, voi siete entrati in questa sala e vi siete fatti un'opinione, troppo seriosa, no, bella, classica, no, però a me piace il moderno, e avete espresso una vostra opinione, solo che se è sulla sala, non ne frega niente a nessuno e quindi siamo tutti tranquilli. E diciamo, io penso che è così, no, io penso che è così, e sorridiamo tutti. Poi diciamo, invece parliamo di lei, e lei non è che è più tanto indifferente alla cosa come per la sala. Quindi il giudizio è una certezza. In questo momento io sono sottoposto al vostro giudizio. Però come avete notato, agendo con molta strategia contraria, cioè agendo invece di assecondare la paura del giudizio, andandoci proprio contro, io spesso mi metto in ridicolo volontariamente, perché, non, perché è bello anche che voi pensiate, no, però mo sto esagerando, però dai, proprio anche basta, e va bene, e facendo così acquisisci, questo ve lo dico per esperienza, una libertà che è indescrivibile, perché sai che finché, sentite quanto è bella questa, finché non fai male a nessuno, perché poi, certo, se io ora, per esempio, e non scherzo ora, mi metto a fare continuamente battute e non vi do i contenuti del corso, quello è un fare male, non che vi sto picchiando, però sto facendo male quello che faccio, quindi sto danneggiando voi. Mi seguite? Ok. Ma finché non faccio questo, che alterno la battuta e che a volte faccio la battuta talmente stupida che voi dovete pensare, ma questo è proprio scemo, va bene così, perché ti accorgi che non muori e ti senti libero di esprimerti nel bene e nel male. E molli tutta quell'energia, la usi per ridere, la usi per fare altro, la usi anche per lavorare meglio, la usi per essere più creativo. Tutta quell'energia compressa per difenderti da questo maledetto giudizio degli altri. Allora, il giudizio è una certezza, la paura del giudizio va confrontata con i dati di realtà. Che succede se ora pensano che io ho sbagliato a questo gioco? Niente, sostanzialmente niente. Chiaro? Ci sono domande, dubbi? Vai, col microfono. Volevo dire una cosa, sì. Una relativa al gioco delle mani. Che... Però scusa, perché dice volevo chiedere una cosa? Una no, relativa al gioco. Ah. Volevo dire una cosa, ah, okay. Volevo dire una cosa, una riguarda il gioco delle mani. Non capisco. Che mi veniva la condivisione. Ah, guarda, non mi sto divertendo, cavolo, devo fare con i miei nipoti, farò più spesso sta roba. Perfetto. Bravo. E devo dirglielo. C'è la condivisione, cioè quando tu ti diverti dire oh vai in quel posto, mi sono divertita, vai a vedere quel film, e questo. Seconda cosa, lo vedi? No, perché tu hai detto devo dire una cosa, la prima è questa, c'è la seconda, una devi cosa, dire due no, cose, una cosa sul gioco e una invece su questa cosa qua. Ah, c'era l'inganno. Ah, devo dire una cosa sul gioco e una, ok, vai, che ancora di sta. No, e poi riguardo al giudizio, sì, io penso che almeno per me, e penso anche per altri, che non è tanto il giudizio degli altri, è il giudizio di te stesso. Quando ho riflettuto sul fatto di stare bene, ho riflettuto sul fatto che ho fatto un cambiamento epocale, per cui mentre prima dicevo che no, Simone, devi pulire casa e fai vai al cinema, io adesso dico, ma se te non me ne frega, vado al cinema, voglio stare bene, mentre prima mi autocensuravo, ero stata censurata tutta la vita, quindi mi autocensuravo. E secondo me tante volte non ci permettiamo di stare bene
Perché? Questa era la terza cosa. Ma è la terza, Simone. Ti ho visto. No, vai. No, perché siamo noi i primi giudici. Ah, allora è la seconda. Ok. Allora, grazie. Simona, l'hai detto Simona, quindi sei Simona. Allora, Simona dice, non è tanto il giudizio degli altri quanto il nostro. Credo, se siete qua, almeno qualche video l'avete sentito, è la base questa. Se un giudizio esterno non aggancia un giudizio interno, cade, è come una freccia che arriva e cade prima di colpirti. Perché se voi mi dite, non so, però non mi piace che fai le battute durante i seminari, sorrido, non mica ci sto, oddio, ma non giudicato. Perché è una scelta mia, non mi giudico per questo, mi sento libero di farlo, va bene. Se invece voi mi dite, non mi è piaciuto come hai spiegato questa cosa, io semmai già sto pensando di me, oddio, ma mi sarò fatto capire, chissà se hanno capito, io forse non sono abbastanza bravo, appena arriva quel giudizio esterno, si aggancia al mio giudizio e io lo sento come qualcosa che mi fa male. Lo dico sempre, ve lo ricordo, ci insegnano l'opposto, non ci credete. Razionalmente ci dicono che se uno ti dice tu sei un cattivo padre e tu reagisci e ti arrabbi e stai male, stai malissimo e lo meni, perché in realtà non è così. Che vuol dire? Sembra razionale, ma no, perché siccome non è proprio così io mi arrabbio. No, no. Perché se qualcuno mi dice tu rubi, io rido, proprio perché so che non è così, perché lo so che non è così, ok? Se invece io ho il dubbio e una mazzetta, zitto, e qualche fattura sensiva, vai qua, quindi dentro di me c'è una parte che dice, però tu tutta st'onestà non ce l'hai, non dico che io rapino le banche, ditemi se mi spiego, cioè se c'è una parte di me che già vede un po' qualcosina che non va e se la nasconde, l'altro sembra che ti svela, ti toglie il velo a quella parte e quindi tu ti senti toccato e reagisci. Se uno vi dice, l'esempio, scusate, Sempina così lavora, se ora io dico a lei, tu hai quella maglia gialla, e a lei non è gialla, di che colore è che non riesco a... Bluetto, ma come sono belle le donne. Cioè, no, lo so perché mia moglie mi corregge, se io dico è lilla, non è lilla, è violino che... Vabbè, comunque non rimaniamo sicuri, è bluette. Allora, tu c'hai la maglia bluette. Blue navy, cioè no, vabbè, cambiamo esempio, con le donne sui colori, cioè hai sbagliato anche tu, è blue navy, e mo arriva uno, blue navy che ride, non è che è proprio... Ok, comunque, se io ti dico è la maglia gialla, ti arrabbi, scatti. Non ci vede bene. Notate, dico non ci vedi bene, no, non è gialla. Quindi se uno dice a me, guarda tu rubi, no guarda, ti stai sbagliando, non rubo, ma mica mi arrabbio. Pensate che questa è una delle prove che fanno negli interrogatori di polizia. Ti dicono sempre, l'hai uccisa tu, e vedono se la reazione è tristezza o rabbia. Vi svelo una cosa, così se uccidete qualcuno potete reggere... Potete reggere l'interrogatorio, no? Perché in realtà chi è colpevole reagisce con rabbia. Quando c'entrano qualcosa che, se ti dicono solo, ora non esagero, non vado agli omicidi, non voglio scherzare sulle cose serie, però se per esempio ti dicono tu l'hai aiutato il tuo amico, non lo so, quella è un'indagine di qualunque tipo, e vedono che tu dici basta, non ce la faccio più, non l'ho aiutato, e sei triste, e piangi, un ragazzino per esempio piange, lo lasciano andare perché... Se reagisci con tristezza è perché sai che non l'hai fatto. Se invece inizi a arrabbiarsi, tu l'hai aiutato, no, ed è triste, e poi dice comunque lo conosci bene, sapevi che faceva queste cose, e noti una reazione, no, non è vero, ma perché dite che lo conosco? Là stai andando a beccare qualcosa che è vero. Perché vi dico sta cosa? Non lo so, era per dare più credito a quello che sto dicendo. Ok, comunque è così. Noi reagiamo con la rabbia quando ci toccano delle corde scoperte. Solo che siccome il nostro inconscio le copre, continua a coprirle e dice no, io mi arrabbio perché non è per niente vero. Ditemi se mi seguite perché è importante vederlo.
Fatelo sempre questo test, quando il vostro partner, un amico, il collega, quando chiunque vi accusa di qualcosa, vi esprime un giudizio, notate se vi arrabbiate, più vi arrabbiate, più c'è un vostro giudizio corrispondente. Infatti, questo non è uno scherzo, ora lo dico proprio, non è uno scherzo. Quando vedete una coppia in cui uno dei due accusa l'altro, per esempio, tu non sei più presente nella nostra vita, che è di coppia, per esempio, tu sei sempre più assente, se l'altro dà sempre più di matto rispetto a questa accusa, non dico che è vero, ascoltate, non dico che vuol dire che è vero che lui non è presente, ma vuol dire che lui stesso si accusa di questa cosa. Perché se no tu stai là a dire, tesoro mio bello, ma mi dici in che modo non sono presente, fammi capire. Reagisci anche in modo, non dico che rimani sereno e tranquillo, dici pure, oh però basta con questa storia, però non supera un certo livello di rabbia. Se invece ti arrabbi, lo dico proprio per noi, se vediamo che ci arrabbiamo, cerchiamo quale giudizio c'è dentro di noi su quella cosa. Forse siamo i primi che stanno iniziando a pensare che lo stanno facendo. Ho complicato troppo, giusto? No? Ok, perfetto.